annullate dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio le condanne a 30 anni inflitte dal GUP. Omicidio di Pasquale Marando, assolti 4 dei 5. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria sottopone a sequestro l'intero patrimonio di un imprenditore contiguo all'Ndrangheta attivo nel settore del gambling. 400 milioni di euro, il valore dei beni oggetto della misura patrimoniale. Manovra, emendamento per stabilizzare 6.000 LSU di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata nel 2020. Statua dei clan. Non la posso togliere perché mi sparano, nel fuori onda del sindaco. Sorpreso da Striscia la notizia. Siamo a Guardavalle. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla giudiziaria, da una sentenza ribaltata, 4 assoluzioni su 5. Parliamo di omicidio Marando. Andiamo a San Luca. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha emesso la sentenza nella tarda mattinata di ieri dopo l'ultimo intervento difensivo da parte dell'avvocato Francesco Loiacono, difensore di Natale Trimboli. La pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto ha riguardato le posizioni di Rosario Barbaro, Natale Trimboli, Rocco Trimboli e Domenico Trimboli, che in primo grado erano stati tutti condannati a 30 anni di reclusione, considerato lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato. La stessa pena era stata riportata da Saverio Trimboli in qualità di esecutore materiale, nei cui confronti con la sentenza di ieri è stata esclusa la aggravante della premeditazione, con conseguente riduzione della pena a 20 anni di reclusione. L'indagine sull'omicidio eccellente del boss Pasquale Marando, condotta dalla DDA di Reggio Calabria, aveva condotto nel 2012 ad una prima richiesta di misure cautelari nei confronti dei fratelli Trimboli, che però il GIP di Reggio Calabria all'epoca aveva rigettato, non ravvisando la prescritta gravità indiziaria. Successivamente era intervenuta la collaborazione di Domenico Agresta, le cui dichiarazioni si andavano ad affiancare a quelle rese dai precedenti collaboratori Rocco Marando e Rocco Varacalli, determinando una nuova richiesta di misure cautelari nei confronti dei 5 soggetti oggi giudicati, che era stata accolta dalla GIP competente. Il delitto, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato consumato in un'abitazione di Platì, dove la vittima era stata attirata con un tranello e veniva ricondotto ad una vendetta da parte dei Trimboli nei confronti di Pasquale Marando, cui veniva attribuita la responsabilità dei precedenti omicidi dei due fratelli, Antonio Giuseppe Trimboli e Rosario Trimboli, e del loro cugino Saverio Trimboli, cui corpi, così come quello di Pasquale Marando, non sono mai stati ritrovati. La frattura tra i due gruppi familiari, originariamente alleati nonché legati da vincoli familiari, il Marando aveva sposato una sorella dei Trimboli, sarebbe stata determinata da contrasti sorti in relazione alla spartizione dei proventi del traffico di stupefacenti. Nel corso del giudizio d'appello era stato esaminato il collaboratore Rocco Marando, che in un primo momento aveva ritrattato le accuse, salvo poi riconfermarle in un'udienza successiva. Erano state anche citate le fonti dalle quali, a loro dire, i collaboratori avevano appreso le informazioni riferite, che però hanno smentito tale circostanza. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori è attualmente in corso avanti la Corte d'Assise d'Appello di Torino il giudizio di rinvio a carico di Natale Trimboli e Rosario Marando per il triplice omicidio di Stefanelli Mancuso, consumato a Volpiano a seguito della pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha annullato le relative condanne all'ergastolo. Stavolta hanno usato una calibro 9, 8 colpi sparati in successione che si sono conficcati nel muro accanto alla porta d'ingresso dell'abitazione di Crotone dell'ex collaboratore di giustizia Alessandro Covelli, detto Sandrino, che stava rincasando. È la seconda volta in meno di 2 mesi che il 63enne, scampato stavolta ai proiettili, viene preso di mira da un sicario senza nome. Lo scorso 18 di ottobre l'ex pentito era stato ferito in maniera non grave alla schiena da una rosa di palline esplosi da un fucile da caccia. Andiamo adesso a Guardavalle. Se tolgo la statua dei Gallace mi sparano, avrebbe detto il sindaco di quella comunità, Ussia, che ammette in un fuori onda la pericolosità della cosca. Un servizio andato in onda su Striscia la notizia. Cari amici di Striscia, solitamente vi mostriamo le piazze di spaccio, invece in questa puntata siamo andati in una delle roccaforti dell'Ndrangheta, in un paesino in provincia di Catanzaro, uno dei comuni con più alto tasso criminale d'Italia. Siamo a Guardavalle, un piccolo paesino che vede nascere tantissimi boss dell'Ndrangheta, boss che si espandono in tutto il mondo, in particolare conquistano il Lazio e la Lombardia. Una delle famiglie di spicco è la famiglia Gallaci e, come sapete, le organizzazioni criminali si affidano alla protezione dei santi. E la famiglia Gallaci è riuscita a installare di fronte al comune, guardate che cosa. E stiamo raidando a Guardavalle, un piccolo centro storico in provincia di Catanzaro. E pensate che in questa chiesa c'è la reliquia di Sant'Agazio, il patrone del paese.
che tutela, protegge 4.500 anime. Ed ecco Sant'Agazio, il protettore del paese, la statua originale posta dentro questa chiesa. E poi c'è la seconda, che è davanti al comune. E strada facendo, Brumotti ha visitato un'altra chiesa. Pensate, anche in chiesa hanno questa etichetta, riservato agli uomini. È incredibile, qua possono stare solo gli uomini. Sindaco! Non c'è nessuno? Non c'è il sindaco? Eh? Il sindaco! E senti che porta a te! Grazie! Ciao, molto piacere. Ciao, piacere. Ciao. C'è una statua che è stata donata dalla famiglia Gallace. Sì. E chi è la famiglia Gallace? Allora, intanto la famiglia Gallace è una famiglia che ha avuto problemi con la legge negli anni. E di Guardavalle. E di Guardavalle. Chi sbaglia poi può anche ammettere l'errore e ritornare nei suoi passi. In auge, certo. Però proprio qua davanti. Un po' la cronistoria. C'è stato da parte di cittadini di Guardavalle che avevano detto che a Roma stanno creando una statua di Sant'Agazio molto bella e che un gruppo di cittadini voleva donarla, metterla pubblicamente qua davanti al comune. Sì. Non sapevano gli amministratori di turno che era della famiglia Gallaccio, della famiglia Ussia, che è il mio cognome. Quindi nel momento in cui è arrivata poi c'era questa dedica donata dalla famiglia Gallaccio, ma ripeto. Arrivare davanti al comune e trovare una statua donata da una famiglia che è stata indagata, che ha pagato, tu quello che vuoi, non è un bel simbolo. Sono d'accordo con lei, però voglio dire, una volta che la statua è arrivata, che era stato tutto organizzato, è stata messa qua nel posto che si era scelto anche, alla fine era riduttivo anche andare a toglierla perché l'ha fatta la famiglia Gallace. Io ripeto, nulla contro la famiglia Gallace, perché come la famiglia Gallace abbiamo altre famiglie che hanno avuto problemi con la legge, che hanno pagato e che adesso si comportano da cittadini modello. Dissociarsi e toglierla non ha senso. Dunque, il sindaco è a favore a tenerla o no? Io non sono a favore, siccome sono il sindaco votato dalla cittadinanza, che queste persone che ti hanno iscritto, che iniziassero a fare una lettera, comunicano al sindaco, però devono anche avere il coraggio di firmarsela questa lettera. Magari c'è merda, paura. No, ma non ci deve essere paura, voglio dire, sto dicendo che... Tu la terresti o no? A me non mi dà fastidio. Allora, tu non sei a disagio per una statua che è stata donata da una famiglia che è stata condannata per associazione, stampo mafioso, eccetera, eccetera. Per te non è un fatto grave, giusto? Io ripeto, me la sono trovata qua e non vedo perché la dovrei togliere, perché no, non mi pare che dà fastidio, al di là di chi l'ha donata. E non contenti delle risposte del sindaco, decidiamo di incontrarlo a porte chiuse. E guardate con una telecamera nascosta cosa è emerso. Io non posso dire che mi dissocio. Come fai? Io mi levo la mattina, porto la rosta e lo calcio. Il giorno dopo la sera venne gli spada. Quindi i cazzi arrivano... Tranquillo, eh? Allora, siamo stati a Guardavalle, abbiamo visto questa immagine della statua di Sant'Agazio con la scritta Famiglia Gallace di fronte al comune. Chiediamo a un esperto in materia, l'Andrangheta Nicola Gratteri. Ma se c'è questa statua con... indicata la scritta che fa riferimento a una famiglia di 'Ndrangheta, su qualsiasi parte sia messa, davanti ad una chiesa, su una statua, su un banco, questa è una forma di estenuazione del potere da parte della famiglia mafiosa. Io non l'ho vista questa statua, non ci sono mai stato in quel paese, però se è così è abbastanza grave, va tolta. E in merito alla famiglia Gallace? Ma la famiglia Gallace è una delle famiglie più importanti di 'Ndrangheta che ci sono in Calabria, non solo in Calabria ma soprattutto nel Lazio, è molto, molto forte e ha un potere reale di primo piano. Non sei solo, grazie. Ciao, a voi studio. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria sottopone a sequestro l'intero patrimonio di un imprenditore contiguo all'Andrangheta attivo nel settore del gambling. 400 milioni di euro, il valore dei beni oggetto della misura patrimoniale.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, insieme al personale del Servizio Centrale Investigazione della Criminalità Organizzata di Roma e con il coordinamento della locale Procura, hanno disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di compendi societari e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato di circa 400 milioni di euro, riconducibili all'imprenditore Ricci Antonio, classe 76, attivo nel settore del gambling. La figura criminale di Antonio Ricci era emersa nell'ambito dell'operazione Galassia condotta dal nucleo di Reggio Calabria unitamente al personale del Servizio Centrale Investigazione e dal nucleo della tutela della privacy e le frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma. L'applicazione di 20 misure personali restrittive nei confronti di 20 soggetti per i reati di cui 416 bis, cioè associazione di tipo mafioso, e anche il 416 associazione per delinquere, 448 riciclaggio ed ancora impiego di denaro e beni di utilità di provenienza illecita ed ancora per violazione della legge con l'antiriciclaggio e l'illecita concorrenza con minaccia e violenza. Questi sono i reati imputati insieme alla truffa aggravata, all'esercizio abusivo dell'attività del gioco della scommessa, la detenzione illegale di armi, danneggiamento ed estorsione. I finanzieri hanno agito su un patrimonio costituito da compendi aziendali di 23 società estere, 15 imprese nazionali, quote societarie e 33 siti di scommesse online, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato di circa 724 milioni di euro. Le indagini avevano accertato l'esistenza di una pluralità di associazioni a delinquere operanti nel territorio nazionale ed attive nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con marchi Planet Wing 365, Betaland, EnjoyBit, le quali in stretto rapporto con l'Andrangheta nelle sue articolazioni territoriali e in particolare con la cosca De Stefano Tegano, Pesce Bellocco e Piromalli, da un lato consentivano a questa di infiltrarsi nella propria rete commerciale e di riciclare imponenti proventi illeciti, dall'altro traevano esse stesse significativo supporto per l'ampliamento dei propri affari e per la distribuzione capillare del marchio sul territorio. In tale contesto emergeva appunto la figura di Antonio Ricci allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla raccolta fisica delle scommesse in assenza della prevista concessione rilasciata all'Agenzia dei Dogani e dei Monopoli. Utilizzava siti online.com completamente illegali, celando la raccolta illecita di scommesse dietro il fittizio schermo giuridico costituito da centri di trasmissione dati CTD e punti vendita ricariche PVR. Le attività illecite venivano appunto perpetrate tramite la società GVC New LTD e successivamente della Oya Service, entrambe strumentalmente con sede a Malta, ma di fatto attive in Italia attraverso una stabile organizzazione costituita da citati plurimi punti commerciali distribuiti sul territorio nazionale. Precari del meridione, non soltanto quindi di Calabria, che possono essere stabilizzati nel 2020. Comunque ci sono delle importanti proroghe, questo è quanto decide il governo centrale. Sentiamo che novità in tema di precari. Nel 2020 oltre 6.000 lavoratori socialmente utili di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata potranno essere stabilizzati grazie alle deroghe ai limiti assunzionali previsti dalla legge di bilancio, lo afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Fabio Audino, primo firmatario dell'emendamento sulla stabilizzazione degli LSU, approvato in commissione e recepito nel maxi emendamento alla legge di bilancio, che sarà votato in serata al Senato. Per anni migliaia di famiglie sono rimaste nel limbo dell'incertezza, mentre i comuni, per assicurare servizi essenziali alla collettività, andavano avanti, finanziaria dopo finanziaria, ricorrendo l'ennesima proroga per rinnovare i contratti, prosegue Audino, ricordando che a loro si aggiunge circa un migliaio di LSU già stabilizzati nel corso di quest'anno. Questo emendamento, spiega il senatore del Movimento 5 Stelle, è frutto del lavoro iniziato un anno fa insieme al collega della Camera Riccardo Tucci, il cui apporto è stato fondamentale per raggiungere questo risultato, pone fine alla condizione di precarietà strutturale degli LSU in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Grazie a questa misura i comuni, aggiunge, potranno finalmente assumere entro il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato questo bacino di lavoratori, anche in sovrannumero, in deroga ai limiti assunzionali di legge. Nella manovra abbiamo previsto ulteriori 9 milioni di euro annui, che si sommano alle risorse già presenti, per consentire agli enti locali di procedere alla stabilizzazione del personale. Così le amministrazioni che assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili avranno sempre a disposizione le risorse del fondo ministeriale. Sono molteplici le professionalità coinvolte nel percorso di stabilizzazione, prosegue
il senatore del Movimento 5 Stelle, dagli operatori ecologici, autisti, agli addetti alla manutenzione e cura del verde pubblico, fino a personale amministrativo. Per Audino, che è componente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, si tratta di un risultato importantissimo, raggiunto grazie al contributo fondamentale del Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli e all'operato dei Ministri del Lavoro e della Funzione Pubblica. Adesso parliamo di Procura di Vibo con l'arrivo di Camillo Falvo, salutato dai colleghi nel corso di una cerimonia. Seguiamo. Un saluto alla Procura, dopo tanti anni, ero tornato 6 anni fa qua a Catanzaro, questa è la terza volta che lascio gli uffici di Catanzaro, stavolta li lascio per andare a fare il procuratore a Vibo, mi hanno insignito di questa carica, spero di essere all'altezza. A Catanzaro lascio una Procura fortissima, come non lo è mai stata prima, con un grande capo, con tantissimi magistrati veramente all'altezza, che farà grandi cose. Mi dispiace lasciarla in questo momento, non era forse il momento migliore per lasciare la Procura di Catanzaro, ma sono contento comunque di andare a fare il procuratore a Vibo. Comunque io rimarrò qua, rimarrò sul campo, hanno voluto che io restassi qua e continuerò a lavorare, mi auguro, in sinergia con loro. Con loro, e sicuramente lo farò col procuratore Castelli. Abbiamo tante idee, tanti progetti da portare a termine per Vibo, perché Vibo è veramente il territorio da questo punto di vista più difficile. Anche perché è borderline. È borderline. È esattamente così, è il territorio più difficile da aggredire, però lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto, l'ho fatto fino a ancora stamattina. Ho fatto qualcosa che riguardava Vibo. Nei prossimi mesi penso che vi renderete conto del tanto lavoro che sta facendo la Procura di Catanzaro su tutte le province, non solo su Vibo. Va via un magistrato di grande rilievo, però insomma, va a coprire una posizione che è quella di Vibo, che ha creato in tempi anche non recenti molto problemi già noti, quindi mi pare una scelta eccellente quella del Consiglio Superiore, perché il collega Falvo è veramente la persona ideale che può contribuire ad affrontare i grossissimi problemi di criminalità organizzata che ci sono a Vibo, tenendo anche conto della sua esperienza in distrettuale. Un grande magistrato, intelligente, preparato, onesto, e io sono felice per lui quanto lui, perché meritava proprio questo incarico. Andrà lì in un territorio dove c'è tanto bisogno e con me sarà semplicemente un ponte, ci rafforzeremo, non è una perdita, io non la vedo come una perdita per la Procura di Catanzaro, perché la Procura di Catanzaro, il destino della Procura di Catanzaro è quella di fare di creare un vivaio, di creare uno stile. Nel fare il pubblico ministero, nel fare il procuratore aggiunto, nel fare il procuratore, cioè noi vogliamo che tutti i ragazzi crescano e per farli crescere li facciamo continuamente ruotare per fare tutti i servizi, tutti gli incarichi. Noi vogliamo magistrati completi. Falvo è un magistrato completo, può fare il procuratore di Vibo, poteva anche andare un incarico più importante, c'era questo e ha fatto bene ad accettarlo. Continueremo a lavorare assieme, spero possa essere applicato in alcune indagini che stava facendo come sostituto di Catanzaro, e quindi non vedo l'ora che si insedi il giorno 18 a Vibo. Falvo avrà tanto da fare, è un territorio molto delicato, molto effervescente, e quindi avrà da lavorare e avrà soprattutto da formare i giovani magistrati, visto che nelle procure circondariali, ma anche qui alla distrettuale, sono molti magistrati che hanno 2, 3, 4 anni di servizio, quindi hanno bisogno sicuramente di un confronto quotidiano.
Tragico incidente stradale a San Pietro a Maida, provincia di Catanzaro. Un giovane di 24 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore su cui stava viaggiando. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 113, che è stata chiusa per garantire i soccorsi e l'intervento di una autogru per rimuovere il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro e il distaccamento anche di Lamezia Terme, i carabinieri sanitari del SUAM 118. Ed ora la pagina politica, di come mai grande interesse in queste giornate, perché ormai dovremmo esserci, dovremmo conoscere i nomi dei candidati, governatori soprattutto. Sentiamo quali novità e anche la posizione di Oliverio. A 10 giorni dalla presentazione delle liste, la griglia dei candidati a governatore ancora non è stata definita. Un triste record per una Calabria che stancamente si avvicina alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. La data è stata fissata per domenica 26 gennaio. In questa scialba, confusa, sfittica fase di trattative, emergono alcuni dati significativi. Il più evidente, i partiti, intesi nella loro forma tradizionale, a queste latitudini ormai non esistono più, ridotti ad agglomerati di potere con scarsa presenza nella società. Le formazioni politiche hanno perso quel ruolo di intermediazione tra il centro e la periferia. Il dibattito finora è stato completamente assorbito dalle gossip sul toto candidature, proposte per affrontare le emergenze aperte in Calabria, lavoro, infrastruttura, ambiente e legalità, tanto per citare le più inflazionate, manco a parlarne. Intanto il governatore calabrese Mario Oliverio rompe gli indugi dopo l'ennesimo no arrivato dal Partito Democratico e accelera sulla definizione delle liste. Al suo fianco ce ne saranno almeno 3. Chiude l'Agenzia delle Entrate di Roccella Ionica questa mattina davanti agli uffici una protesta. Una protesta sacrosanta, specie per quel comprensorio di cittadini che interessa la dello Stilaro. Avevano dei servizi importanti in questa Agenzia delle Entrate che al momento non possono usufruire e sembra che il provvedimento possa essere anche definitivo. Sì, buongiorno, l'ennesimo atto di scippo verso la Locride, assistiamo alla chiusura di un servizio importante, abbiamo assistito alla smobilitazione della sanità, non abbiamo più diritto alla mobilità, oggi ci tolgono anche il diritto di pagare le tasse, perché un territorio martoriato, dislocato come quello della Locride si vede privato di un servizio come quello dell'Agenzia delle Entrate. È un bacino di utenza importante questo per questo sportello, anche i lavoratori sono pregiudicati perché si vedono dalla sera alla mattina smobilitati e spostati su un'altra struttura. Noi esortiamo la direzione dell'Agenzia delle Entrate a ritornare sui propri passi, a valutare quanto sta accadendo e a riaprire immediatamente questo servizio, questo sportello che è basilare per un pezzo di territorio che fra l'altro vive una questione disagiata per quanto riguarda la mobilità. Noi ci siamo con i lavoratori, siamo con la popolazione, la comunità che ripeto si vede privata di un diritto alle tasse. Siamo veramente al paradosso, non si possono più pagare nemmeno le tasse, questo è quanto diciamo noi. È la Costituzione stessa che afferma i diritti della realizzazione della persona alla quale vanno privati ulteriormente. Stamattina siamo qui perché stamattina purtroppo ci siamo ritrovati con un avviso di chiusura dell'Agenzia delle Entrate di Roccella Ionica. Io penso che questo è un grave atto compiuto dal dirigente provinciale dell'agenzia, perché questo è un territorio complicato e difficile. Inoltre questa agenzia andava a servire un bacino d'utenza che va dallo Stilaro fino a Roccella, ma pure oltre, perché molti, anche Gioiosa, soffriva di questa nostra agenzia, e fa un'azione di chiusura che è vero che riguarderà solo un mese da quello che c'è scritto, ma in un momento cruciale, perché i nostri paesini interni, che sono soprattutto vissuti da una popolazione anziana, aspettano questo periodo delle feste per il disbrigo delle varie pratiche che hanno là in sospeso e aspettano l'arrivo dei figli, dei nipoti per poterlo fare. Per cui chiudere l'agenzia di Roccella significa che andranno ad appesantire quella di Locri, ma significa creare un serio disagio alla popolazione
popolazione di questo territorio, una popolazione, ripeto, soprattutto anziana. Quindi noi oggi siamo qui intanto per dire che questa agenzia rappresenta lo Stato sul territorio e che lo Stato sul territorio, quel poco che c'è rimasto, non si può allontanare e non può assumere provvedimenti di questa natura. Quindi chiediamo alla dirigente di revocare il provvedimento, di valutare meglio e di, prima di fare qualsiasi azione, di confrontarsi con la popolazione locale e con le organizzazioni che sul territorio vivono e conoscono realmente qual è la situazione e quali sono i bisogni. Sono venuta stamattina qui all'agenzia per sbrigare alcune pratiche, solo che ho visto che è chiusa e praticamente adesso mi tocca andare all'Ocri e non è corretto nei confronti della popolazione, insomma, arrivare in un ufficio e vederlo chiuso così. Era un buon servizio anche per gli anziani, per chi non si può spostare? Sicuramente sì, per gli anziani forse un ottimo servizio, ma anche per noi, insomma, per sbrigare pratiche nostre, diciamo. Senti, c'è dal punto di vista dei servizi una richiesta, specialmente dalla parte dello Stilaro, per questo ufficio? Sicuramente, perché Stilo, Pazzano, Bivongi, insomma, so che ci sono dei CAF e vengono qui a Rocella per sbrigare pratiche. Arrivano qua, trovano chiuso, è un disservizio. Purtroppo non penso sia corretto nei confronti di tutti. Sì, io sono un commercialista e rappresento anche l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli. Noi operiamo sul territorio dell'Alto Ionio Reggino e stamattina, come tutte le mattine, il martedì e il giovedì mi recavo per fare dei servizi relativi ai nostri associati di un territorio disagiato, dei comuni montani. Stamattina io ho trovato l'ufficio chiuso e quindi per poter espletare i servizi necessari dobbiamo recarci all'Ocri. Questo è un disservizio per tutto il territorio, in modo particolare per l'Alto Ionio Reggino. Quindi noi ci auguriamo e facciamo un appello ai dirigenti che hanno preso questo provvedimento di riaprirlo al più presto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Carabinieri, controlli agroalimentari e contrasto al commercio illegale di artifici pirotecnici dei carabinieri di Taurianova. 4 denunce all'autorità giudiziaria, sequestri e sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Con l'approssimarsi delle festività natalizie, i carabinieri dipendenti del gruppo di Gioia Tauro hanno intensificato i servizi nel territorio per prevenire e reprimere i reati e gli illeciti in ambito agroalimentare, soprattutto considerato il notevole aumento di acquisti e consumi di alimenti del periodo. Per far fronte a tale esigenza, i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno svolto negli ultimi giorni interventi di controllo che hanno portato a 4 deferimenti all'autorità giudiziaria per illeciti in materia agroalimentare, per possesso illegale di artifici pirotecnici, nonché a sanzioni amministrative per circa 10.000 euro complessivi ed ingenti sequestri sanitari di elementi. In particolare, i carabinieri della stazione di San Martino di Taurianova, assieme ai colleghi del gruppo forestale Carabinieri di Reggio Calabria, hanno svolto un controllo in una locale cooperativa agricola per verificare il rispetto della normativa agroalimentare. La verifica ha fatto emergere importanti irregolarità negli obblighi di controllo delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e tracciabilità degli alimenti. Per tale motivo all'azienda sono state irrorate sanzioni per oltre 6.500 euro. Nel medesimo contesto, i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno trovato all'interno di un capannone industriale ad Amato di Taurianova l'attrezzatura e il materiale necessario per una rilevante produzione di miele, con 22 barattoli in vetro, 500 grammi di imballati, oltre 200 melari e 570 kg di miele complessivo, il tutto privo di qualunque tracciabilità ed indicazioni di provenienza. Tutta l'attrezzatura, il materiale e il miele rinvenuti sono stati così sottoposti a sequestro. Il proprietario del capannone, un 56enne di Cerizziconi, nonché il proprietario dell'attrezzatura, un 34enne di Cittanova, sono stati segnalati in corso all'autorità giudiziaria. Infine, nell'ambito dei servizi di contrasto alla detenzione e alla compravendita illecita di materiale pirotecnico, i carabinieri della stazione di San Martino hanno svolto un controllo all'interno di un centro giovanile di Amato, dove si sospettava fossero in vendita in modo abusivo dei petardi. All'interno del circolo erano stati presenti diversi minori di 14 anni. In una stanza sotto la scrivania, i militari hanno trovato un contenitore di cartone con all'interno ben 58 scatole di artifici pirotecnici con un complessivo numero di 900 petardi, tutti messi abusivamente in vendita ad un euro. Andiamo adesso a Palmi, presentato il ferrociclo Linee Taurenzi. Due associazioni per valorizzare le vecchie ferrovie della Calabria qui nella piana di Gioia Tauro. Sì, oggi si è svolto il primo test sulle ferrovie taurenze, in particolare qui nella stazione di Palmi,
con il prototipo di ferrociclo che l'associazione Ferrovie in Calabria ha finanziato, reinvestendo i proventi del treno della Sila, delle iniziative appunto organizzate con il treno a vapore sulla ferrovia silana. Il nostro obiettivo, condiviso con gli amici del Comitato Pro Taurensi, è appunto quello di valorizzare queste linee ferroviarie sia per fini turistici e sia per fini di mobilità relativamente al trasporto pubblico locale. Il ferrociclo è il primo passo, appunto, che si aggancia all'iniziativa, in particolare al progetto sulla via degli Ulivi, di cui il comune di Palmi è capofila, e prevede appunto la valorizzazione turistica di questa linea sia con ferrociclo e sia con proprio treni turistici, recuperando la locomotiva a vapore che si trova alla stazione di Gioia Tauro, alcune automotrici diesel d'epoca, senza ovviamente distogliere lo sguardo dall'obiettivo primario, che è quello del ripristino del servizio ferroviario e in particolare di una tranvia extraurbana che collega i centri della piana appunto con Gioia Tauro. Il ferrociclo diciamo è un prototipo unico al momento in Italia, poiché è l'unico costruito seguendo le specifiche normative, in particolare la norma UNI relativa alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di questo ferrociclo. È stato costruito in Calabria, quindi appunto è un'eccellenza del nostro territorio. Questo è un prototipo? Sì, questo è un prototipo che verrà a breve omologato e si partirà poi appunto con la costruzione in serie di questi ferrocicli per avviare il servizio qui sulle ferrovie taurensi. Abbiamo visto che è a pedale questo. Sì, è a pedale ed è a pedalata assistita, però quindi permette di superare anche livellette notevoli senza grande sforzo. Forza. Comitato Pro Taurensi, perché nasce questo comitato? Da che cosa? Ecco? È un comitato così giovani. Ecco. Ce lo dicono in tanti, è un comitato civico che è nato con lo scopo di valorizzare le ferrovie taurensi nella piana di Gioia Tauro. Diciamo che da un annetto circa stiamo portando avanti con tante forze, con l'unione anche di associazioni più grandi, con gli enti comunali, un progetto condiviso che possa appunto rilanciare la tratta, specialmente a livello pendolare, quindi con la creazione di un sistema, diciamo, di traffico pendolare capillare al servizio del territorio, e anche a livello turistico con iniziative appunto come quella di oggi, che possono appunto agevolare, diciamo, il rilancio dell'intera infrastruttura, quindi è un posto importante, diciamo. Ecco, rilancio di infrastrutture, posti di lavoro, turismo, ecco, la politica è presente in questo? Diciamo che c'è un progetto molto importante della Regione Calabria che prevede uno stanziamento di 350.000 euro di fondi specifici provenienti dal Ministero per i Beni Culturali, che serve proprio a valorizzare queste linee ferroviarie e soprattutto evitarne lo smantellamento, perché si tratta di linee attualmente sospese all'esercizio. E voglio tra l'altro sottolineare che proprio nei giorni scorsi si è raggiunto un obiettivo importantissimo, che è quello della salvaguardia di queste linee. Infatti sono state considerate appunto linee ferroviarie di interesse culturale da parte del Ministero per i Beni Culturali, quindi sono state vincolate dalla soprintendenza di Reggio Calabria con la quale abbiamo collaborato, quindi di fatto qui oggi non si potrà toccare neanche un metro di binario più. E appunto l'obiettivo è quello di riattivare proprio il servizio ferroviario. Facendo il giro con il ciclo, come si chiama? Il ferrociclo, sì. Ecco, la natura, cosa mi ha fatto vedere? Ebbe un territorio bellissimo, per oggi abbiamo sperimentato il ferrociclo solo qui nella stazione di Palmi, perché comunque è in corso di ripulizia la linea ferroviaria in direzione Sinopoli, però è chiaro che ci sono delle potenzialità turistiche enormi, poiché questa linea attraversa il Parco Nazionale dell'Aspromonte. Diciamo, ripeteremo, anche se per adesso con il ferrociclo, il successo che c'è in Sila con il treno a vapore. Siete giovani, volete stare in Calabria, volete produrre in Calabria qualcosa, nella vostra terra? Certo, ma assolutamente, noi ci crediamo tantissimo, perché la Calabria ha delle peculiarità veramente incredibili a livello paesaggistico, culturale, enogastronomico, quindi io ritengo sia una pagina bianca da riempire ancora la Calabria. Da qualche giorno siamo in visita ad alcuni presepi, andiamo a conoscere quello di Siderno quest'oggi, ammiriamolo. Aspettando Natale è una realizzazione, è un evento che organizza il nostro comitato ogni anno nella nostra comunità a Donisi. Quest'anno è stato realizzato grazie al contributo ottenuto da Viva Community Fund, progetto dove il Comitato Piazza dell'Emigrante ha partecipato, e a livello nazionale ci siamo classificati secondi, raggiungendo così un ottimo obiettivo. Il nostro progetto è stato votato non solo da tutti i nostri cittadini sidernesi, ma bensì da tutta la Locride, che ci tengo a nome del Comitato a ringraziare. Questa sera siamo a Donisi, una contrada della popolosa città di Siderno, e stiamo per iniziare la serata con la seconda edizione di Aspettando il Natale.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, buone feste e buon Natale. Allora, ci dobbiamo aspettare un 2020 sicuramente per la nostra comunità, che sarà un 2020 molto dinamico. Infatti, aspettando il Natale, non è che un solo evento di tutta la progettazione sociale che abbiamo posto in essere in tutto il 2019. Ci siamo impegnati tanto con l'associazione, con i ragazzi e con le signore che ci hanno dato una mano. Infatti si è andato a recuperare tutto quello che era il patrimonio del verde pubblico qua a Donisi, però venendo il Natale noi non potevamo che essere vicino ai bambini della nostra comunità e fargli fare sia la recita di Natale per recuperare le nostre tradizioni, sia una nostra tipicità che si faceva sempre, che era il laboratorio artistico. C'è stato una, come potete vedere, una grande partecipazione popolare, si è lavorato coesi dopo 10 anni e speriamo veramente che questo 2020 sia un anno ancora di ulteriore crescita per la nostra comunità, che sta andando in controtendenza rispetto a tutto il territorio. Il 2019 è stato molto positivo, molto bello. Quello che vedete qua stasera praticamente è il risultato di un anno e mezzo di studio e progettazione sociale. Auguri! Ci dobbiamo aspettare intanto che sicuramente il periodo natalizio è il periodo più straordinario e bello dell'anno, e quindi è importante continuare a mantenere delle tradizioni, che ovviamente non è che queste tradizioni si autosostengono da soli. Come in questo caso dobbiamo ringraziare il Comitato Festa Piazza dell'Emigrante per quanto ormai fa da 2 anni nella frazione di Donisi, ed è importantissimo perché regala anche ai piccini un valore aggiunto, che è quello dell'atmosfera natalizia. È quindi fondamentale sostenere anche queste associazioni che nell'arco dell'anno si cimentano a sostenere iniziative del genere. È bellissimo, tra le altre cose, perché vedere i ragazzi che ancora vivono questa sensazione del Natale è qualcosa di importante. Quindi siamo veramente tutti felici e contenti in questa iniziativa, e soprattutto ci auguriamo che queste tradizioni non debbano mai mancare, e il sostegno appunto va alle associazioni che durante tutto il periodo dell'anno si danno veramente da fare. Chi era Donna Gemma in corpora Murizzi, maestra dell'arte della creta? Lo racconta Corrado Armocita, che l'ha direttamente conosciuta ed ha frequentato il suo laboratorio della lavorazione artistica della creta. E lo ricordo, già vi anticipiamo che per venerdì 20 è previsto un convegno a Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica. Mi dicono di parlare di Donna Gemma in corpora. Che cosa? Io per l'età che ho, quando ero giovanotto, frequentavo il laboratorio di Gemma in corpora, perché era soltanto a vedere questa donna di proporzione piccolina, diciamo, con gli occhiali sul naso, era una caratteristica, e lavorare con quelle manine piccole. E uscivano da quelle mani capolavori, piccoli capolavori. Io ritengo che, come è stato affrontato il presepe in se stessa da Donna Gemma, in Calabria credo che nessuno, secondo una mia previsione. Ed inoltre vorrei dire un'altra cosa: questo, il presepe di Donna Gemma, è il presepe di Donna Gemma, non né napoletano né di un altro genere, è il presepe di Donna Gemma personale, con figurine che uscivano spontaneamente di tutto il mondo di Gioiosa Ionica, quello che fa il pane, quello che porta la frutta, il pescatore, tutti i mestieri che ci sono in questo presepe, tutti che si dirigono verso la grotta. È una fantasmagoria di colori, oltretutto sui personaggi, oltre che capolavoro nel senso di miniatura, oserei dire, perché non è semplice fare la miniatura così come la faceva Gemma in corpora.
Abbiamo avuto questo tesoro da parte della famiglia Incorpora. Io me lo ricordo a Don Gaudio, professore Incorpora, quando l'abbiamo portato qui a Gioiosa, che purtroppo nel trasporto non è arrivato tutto un pezzo, è arrivato a pezzi. E abbiamo dovuto ricomporla, grazie al comune, io ho avuto l'incarico per ricomporre tutto il presepio e lo abbiamo fatto, certamente con la regia di Gaudio Incorpora, pezzo per pezzo abbiamo restaurato tutto il presepio, e l'abbiamo è venuto fuori il capolavoro di Donna Gemma, è venuto fuori con tutto il suo splendore, con tutta la sua arte, e questo ci onora a Gioiosa di avere un pezzo con tanti piccoli capolavori messi assieme in un unico presepe. Ci sentiamo orgogliosi, i gioiosani, quelli che apprezzano il bello, sarei dire. Quelli che apprezzano, che hanno la tendenza verso l'arte, è una contentezza che ci sprigiona dentro, tanta gioia, siamo contenti, dobbiamo dire grazie alla famiglia Incorpora, dobbiamo dire grazie a Donna Gemma, che io me la ricordo come se fossi in questo momento, perché io andavo e ragionavamo e parlavamo, va bene, e molte volte l'aiutavamo anche di andare a prendere la creta fuori paese, altri amici miei ragazzi, e la portavamo, la pestavamo con una mazza che ci dava lei, la calpestavamo con i piedi, poi la formavamo a panetti e gliela mettevamo sul tavolo. Lei prendeva un pezzettino e usciva fuori la Madonna del Presepe o il bue o l'asinello o il bambinello. Ne sprigionava arte da tutti i pori, Donna Gemma. Quindi è una grande figura che rimarrà e deve rimanere per i tempi andanti, per l'avvenire devono rimanere queste cose che hanno fatto la storia di questo paese. Ed ora i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, a 10 giorni dalla presentazione delle liste, ancora non ci sono nomi e soprattutto programmi, infatti vedete regionali dove sono i programmi, impazza il Toto candidature ma nessuno parla dell'emergenza aperta in Calabria, Oliverio rompe gli indugi e accelera dopo l'ennesimo no arrivato dal Partito Democratico. Tre notizie nel taglio alto, la prima riguarda Reggio, violenze di genere in Calabria, numeri record, faida di Platì, omicidio Marando, assolti in appello 4 imputati, Pasquale Marando ucciso nel 2002. Corigliano Rossano, brutta storia di violenza, le torture inflitte a un disabile diffuse sui social, 3 persone arrestate dai carabinieri. Ricostruito il progetto di assaltare un portavalori, vedete Reggio, incastrati i falsi poliziotti della tentata rapina. Poi di spalla Palmi, vedete gli occhiali di Reggio e provincia, panico alla Tonnara, marocchino minaccia di far esplodere una bombola. Cittanova, sequestrati i conti e una villetta a Francesco Gullace. Locri, l'asilo di legno premiato a Roma e tra i più sicuri. Poi urna benevole, siamo allo sport per Juve e Atalanta. Pescati Lione e Valencia. Gattuso con il Napoli trova invece il Barcellona e Messi. I dati Istat 2018 cambiano i flussi, meno immigrati ma più emigrati. Chiudiamo con la notizia che arriva da Guardavalle, vedete la statua donata dai Gallace, se la tolgo mi sparano, il sindaco di Guardavalle in un fuori onda, vedete il caso è finito a Striscia la notizia. Chiudiamo con il quotidiano, elezioni regionali, centrodestra è sempre più stallo, l'annuncio del candidato ancora non arriva e la Santelli resta sospesa in stand by, la Meloni si impunta e per dare l'ok chiede garanzie su Fitto. Partiti, il Centro Democratico darà il sostegno a Pippo Calli, poco senza, Partito Democratico, l'esordio del commissario Miccoli, basta polemiche, reparto di medicina senza medici, il caso nell'ospedale di Soveria Mannelli e sui budget e i privati c'è una nuova battaglia. Corigliano Rossano, per le torture al disabile
altre 3 persone arrestate. Vibo, omicidio del giovane Battaglia, l'omertano ferma gli arresti, le giovani leve del crimine a Piscopio nel Vibonese. E ancora finti poliziotti e finti netturbini, sventata rapina al portavalori, fiuto della scorta di un magistrato. L'onorificenza, cittadinanza onoraria al poeta Mafia Falcomatà, precede la scelta di dare lo stesso riconoscimento a Liliana Segre. L'intellettuale originario Roseto Capospulico ha presentato una silloge dedicata a Reggio Calabria. E poi vedete Guardavalle, oggi domina questa notizia, la statua al clan, il sindaco, se la tolgo mi sparano, il caso arriva a Striscia la notizia. Chiudiamo con Lamezia, con un video compromettente, ricatto un prete che lo denuncia, giovane arrestato in flagranza. E poi il rapporto, femminicidio, piaga calabrese, la violenza aumenta del 18%, i dati dell'osservatorio regionale. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti. Per quanto riguardava i quotidiani calabresi, restituiamo la linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi basse e nebbia in sollevamento, con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, nubi basse e nebbia in sollevamento, con qualche schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi, con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione e riepilogo. Annullate dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio le condanne a 30 anni inflitte dal GUP. Omicidio di Pasquale Marando, assolti 4 dei 5. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria sottopone a sequestro l'intero patrimonio di un imprenditore contiguo all'Andrangheta attivo nel settore del gambling. 400 milioni di euro, il valore dei beni oggetto della misura patrimoniale. Manovra emendamento per stabilizzare 6.000 LSU di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata nel 2020. Statua dei clan. Non la posso togliere perché mi sparano, nel fuori onda del sindaco, sorpreso da Striscia la notizia. Siamo a Guardavalle.